riferimento all'attivazione del TSO, è pertinente il ruolo che ancora oggi ricoprono i sindaci? Questo è un riferimento normativo che risale ancora alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l'833. Certamente il sindaco ha un ruolo, una responsabilità sanitaria per la sua comunità importante. Su proposta, ovviamente, la proposta per un TSO parte da un sanitario, quindi poi la fase successiva, diciamo così, è affidata certamente per tutte le procedure poi al sindaco. Quello che credo sia importante all'interno di una valutazione anche di più istituzioni che possono intervenire su una persona che può avere delle problematicità, delle criticità, delle fragilità, soprattutto anche dal punto di vista comportamentale, che nel momento in cui si decide un TSO, noi abbiamo visto anche qual è stato il dato a livello anche statistico come Istat, se noi abbiamo un 400-500 ricoveri mediamente su 100.000 persone, i TSO saranno intorno ai 14 come rapporto medio. Questo però non può, soprattutto per l'ambito psichiatrico, ed è poi quello che è successo anche sul caso Mastro Giovanni, associare in termini di automatismo a un TSO un trattamento all'interno della struttura con misure, con provvedimenti anche di natura contenitiva come la contenzione fisica, cioè non è automatico, non ci deve essere questa strettissima relazione, perché poi spesso ci sono anche purtroppo, ahimè, troppi pregiudizi, cioè quando arriva il paziente in reparto, in una struttura, in servizio, comunque arriva con un TSO, arriva la forza dell'ordine senza neanche valutare attentamente comunque il livello di fragilità e quindi anche lo stato di salute della persona. Ci sono un po' degli atteggiamenti, ancora dei retaggi culturali che hanno portato poi, ecco, a quello che è successo come caso anche sul maestro Mastro Giovanni, a far sì che le persone infermieristiche adottassero una misura contenitiva senza comunque aver fatto minimamente delle valutazioni sullo stato di salute della persona, sull'opportunità, sulla necessità, ma soprattutto sul fatto che poi questa contenzione è avvenuta in maniera continuativa per oltre 24 ore. Abbiamo scoperto che queste persone non avevano mai seguito neanche un corso di formazione, pur essendo all'interno di un servizio come l'SPDC, per poter gestire e per poter prevenire soprattutto misure contenitive. Quanto secondo lei incide l'aumento della contenzione in risposta ad una riduzione del personale infermieristico? Questa è una bella domanda. Anche nell'indagine di prevalenza che mi ha fatto come ordine professionale, come Collegio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aosta e Brescia, all'interno di un'indagine multicentrica per andare a misurare la prevalenza, anche noi pensavamo di poter correlare questo dato, ma non è sempre così, perché c'è più, ecco, un atteggiamento culturale e delegato soprattutto a un falso problema di prevenzione delle cadute, quando poi invece tutta la letteratura, tutti diciamo così, riferimenti anche a livello internazionale, di raccomandazioni non sono verso questa direzione. Noi abbiamo avuto modo di vedere anche con una ricerca in letteratura che appunto la contenzione non ha nessun tipo di riconoscimento e di validazione dal punto di vista di quello che può essere l'effetto terapeutico. Però, ecco, ahimè, c'è ancora un'altra prevalenza rispetto a quello che può essere il ricorso a questo tipo di misura contenitiva. Noi abbiamo partecipato a quello che lei ha detto prima durante la discussione riguardo la contenzione, e nello specifico lei ha fatto riferimento al caso Mastro Giovanni. Quella che è stata la sentenza è, in quell'occasione, come avrebbe dovuto rispondere e come ha risposto il PASVI provinciale e nazionale? Ma, mi sembra che su questo, allora, tanto la sentenza, ahimè, si è chiusa con l'assoluzione da parte degli infermieri, ahimè, tra virgolette, perché da un punto di vista umano è comprensibile e quindi possiamo comprendere anche rispetto a quello che oggi può essere vissuto sul piano professionale di queste persone, perché poi se ne esce sempre distrutti da queste vicende. Però noi ci saremmo aspettati certamente una valutazione diversa anche da parte innanzitutto della magistratura e quindi
il giudice che ha messo questa sentenza per noi lascia molte perplessità, e credo che nel secondo grado ci sarà una serie di necessità anche rispetto alla revisione di quello che è stato un po' il profilo di responsabilità anche del personale infermieristico, perché in questo caso non si trattava di una prescrizione medica sulla cartella clinica che dava indicazione di prescrizione. C'era una consuetudine, c'era forse anche un pregiudizio rispetto a un paziente che arriva con TSO all'interno di questa struttura senza valutare un po' il tutto, e poi non è solo questo il caso, ma anche sul caso Cucchi abbiamo una serie di omissioni, di comportamenti che sono dal punto di vista non solo deontologico ma anche della responsabilità da valutare con grossa attenzione. L'intervento certamente del collegio comunque è una responsabilità, una valutazione del contesto provinciale, e comunque l'ambito territoriale è quello in cui si esercita, e certamente lì adesso bisogna valutare se la scelta del collegio di non intervenire perché si sta aspettando un secondo grado o comunque si aspetta di arrivare in Cassazione, però credo che in questi casi ci sono una serie di interventi che dovrebbero essere fatti anche soprattutto sulla formazione, sulla sensibilizzazione nei confronti della comunità professionale. Noi come Collegio di Milano ci siamo sentiti coinvolti, ecco, perché sono situazioni che coinvolgono le persone, situazioni che coinvolgono la professione, quindi si è permessi anche di uscire con un editoriale facendo una valutazione di merito rispetto dal punto di vista etico, deontologico e giuridico rispetto a quello che è successo con questa sentenza, ma non solo Maestro Giovanni, ma anche il caso Cucchi. Quindi non so a livello federale, nazionale, che tipo di valutazione o di iniziative sono state messe, perché non ci risulta, ma almeno al momento iniziative su questo caso specifico. Però certamente il tema della contenzione merita un'attenzione, un focus da parte di tutti i livelli provinciali e diciamo così anche nazionale, per non solo monitorare il fenomeno ma valutare anche quali sono le ricadute anche rispetto alle criticità che può presentare l'articolo 30 del nostro codice deontologico, laddove si può rimandare a un fatto eccezionale, straordinario per ricorrere alla contenzione, però la parola prescrizione è qualcosa che ha degli effetti negativi, soprattutto perché tende, e questo è emerso anche nella nostra ricerca, a deresponsabilizzare il professionista e aumentare quello che potrebbe essere il ricorso alla contenzione. Invece laddove c'è una valutazione infermieristica, una valutazione all'interno del contesto, dove si prende una decisione collegiale, sicuramente la prevalenza scende. Qual è la sua opinione riguardo l'uso di strumenti divulgativi e comunicazione web, e cosa potrà fare le istituzioni, in particolar modo le basi, per favorirne sempre una crescita? Ma io credo questo possa rappresentare una modalità che segue ovviamente gli aspetti legati all'innovazione, alla tecnologia, che può essere strategica sia per la professione che per il cittadino. Oggi quello che manca all'interno della professione è la possibilità proprio di poter avere voce, e credo che quindi questi strumenti, questa modalità possa aiutare ad avere una informazione sulla rete, quindi avere anche una rete di contatti che possa quindi non soltanto dare voce alla professione, ma possa anche permettere di poter dialogare, di non chiudersi al proprio interno, ma di poter creare questo feedback che ci può essere con gli iscritti, ecco, quindi una comunicazione che possa essere bidirezionale e che possa favorire anche in maniera indipendente, ecco, tra virgolette, perché io credo che la libertà di stampa oggi rappresenti per noi un riferimento costituzionale importante. Spesso noi subiamo, perlomeno vediamo anche dei tentativi di mettere un po' il bavaglio, di condizionare alcune informazioni, alcune iniziative. Invece avere una informazione libera, puntuale, tempestiva attraverso anche i social network è una risorsa importante per il sistema professionale, per il cittadino, e quindi assolutamente credo che bisogna sostenere, non soltanto con delle iniziative anche di supporto di natura economica, ma anche sostenere con dei percorsi anche di formazione, con la possibilità
possibilità anche di una stretta collaborazione anche con non solo gli altri organi di stampa, ma soprattutto anche con l'ordine dei giornalisti, e quindi anche avere dei news reporter, avere delle persone che si impegnano all'interno di queste iniziative è lodevole, quindi è qualcosa che va nella direzione giusta, bisogna investire in questo, e complimenti a voi ma anche a tutti gli altri colleghi che sono impegnati nell'ambito dell'informazione libera, dell'editoria e quindi con i social network. Davvero complimenti per questa iniziativa. Ringrazio. Non sarebbe opportuno dare un messaggio alle giovani generazioni eliminando il rapporto che c'è tra Monte Paschi ed Equitalia? Non so se questo può rientrare in quello che può essere un rapporto diretto anche di gestione di quelle che possono essere considerate le cosiddette morosità. Ci sono diversi sistemi, diverse modalità. Noi come Collegio di Milano abbiamo da tempo disdettato la collaborazione che avevamo con Equitalia, quindi c'è una modalità diversa di diciamo così, riscossione di quelle che sono le morosità, che sono anche in aumento proprio in rapporto anche del problema occupazionale e del disagio sociale che abbiamo. Credo che sia importante per l'istituzione collegio anche creare un contatto diretto anche attraverso un ascolto telefonico. Noi per esempio abbiamo sperimentato anche come Collegio di Milano che rispetto ad alcune situazioni di ritardi di pagamento, laddove abbiamo attivato un contatto anche soltanto telefonico, abbiamo avuto un rientro con una risposta positiva importante prima ancora che arrivasse poi a spiegare un po' tutta, perché forse le persone non conoscono neanche poi quale può essere l'iter procedurale, perché si può arrivare anche attraverso quello che può essere un intervento da parte del giudice di pace che può avere degli ulteriori, diciamo così, costi rispetto a quello che può essere un problema di pagamento della quota. Ci possono essere dei momenti difficili un po' per tutti, però poi alla fine la quota bisogna pagare, perché comunque questo vuol dire altrimenti mettere in crisi quelle che possono essere le risorse dei servizi, perché le risorse devono essere finalizzate ai servizi che vanno messi a disposizione della comunità e quindi degli iscritti. E allora è altrettanto vero che ci deve essere una coerenza, un atteggiamento etico-deontologico nel mantenere anche questo impegno, ovviamente per far sì che la comunità possa continuare a garantire regolari servizi. Tra l'altro, ecco, io credo che all'interno delle strutture, delle sedi provinciali, vada fatta una politica ovviamente di riduzione di quelli che possono essere i costi, però comunque i servizi devono essere assolutamente garantiti. Io credo che rispetto all'ambito della consulenza, della rivista, l'offerta formativa, la necessità, ecco, di poter presidiare e promuovere anche alcune iniziative istituzionali con percorsi anche legislativi. Noi per esempio stiamo vedendo, sta trovando un grandissimo interesse, dibattito all'interno di quello che è un percorso di legge che abbiamo promosso con alcune forze politiche a livello regionale, proprio per far sì che si potesse anche in Regione Lombardia per esempio promuovere un'iniziativa sull'assistenza territoriale attraverso un intervento familiare, qualcosa che certamente fa dibattere non soltanto all'interno della professione ma anche con altre famiglie professionali. Non abbiamo fatto un confronto con l'Ordine dei Medici, con alcune realtà sindacali, professionali o comunque confederali, sia per la componente infermieristica che per la componente medica. Come medicina generale ci siamo confrontati con le istituzioni, quindi con i consiglieri di maggioranza e opposizione. Adesso vorremmo seguire, in questi giorni faremo una richiesta di audizione proprio in commissione terza per far avviare questo iter legislativo, e poi vedremo anche lì appunto se questi impegni possono trovare concretezza o meno, perché comunque vuol dire riconosce un ruolo diverso oggi rispetto a quello che può essere una collaborazione all'interno dell'Istituto di Medicina Generale, perché non possiamo legare questa funzione a un'attività puramente prestazionale. Ci deve essere una presa in carico da parte del professionista, dell'infermiere, con una collaborazione anche con altri professionisti, e credo che questo è un percorso che necessita appunto di una grande attenzione e costanza anche nel seguito. Quindi i collegi hanno un ruolo importante sul territorio, e questo ruolo, la forza poi non è soltanto determinata
da quello che può essere il gruppo dei 15 consiglieri che costituiscono il collegio, ma il consiglio direttivo, ma il collegio è dato proprio dalla partecipazione e da quello che può essere un coinvolgimento attivo degli iscritti, dei colleghi che fanno vivere e che possono continuare anche non soltanto a monitorare, ma possono anche dare una serie di stimoli, di suggerimenti importanti, perché il confronto ci deve essere ed è, diciamo così, un elemento trainante anche per poter dare visibilità e voce alla professione.